ha dato l'allarme un frontista, uno che ci abita davanti, che era uscito per fumarsi la sigaretta e ha visto che dal tetto insomma c'erano delle fiamme e quindi ha dato subito l'allarme, però il tetto ventilato e il tetto in travatura in legno ha fatto sì che l'incendio insomma si divampasse su tutte e quattro le abitazioni. Via Alberon, Castello di Godego. Erano da poco passate le 19 quando le fiamme hanno cominciato ad ardere. Incendio partito molto probabilmente da una canna fumaria di un camino a legna di una delle quattro case a schiera. 9 le persone evacuate, fortunatamente nessun ferito. Gli inquilini delle casette sono riusciti a salvarsi tempestivamente anche grazie all'intervento di un altro vicino di casa che ha provveduto a mettere in sicurezza le abitazioni prima che le fiamme invadessero i piani inferiori. Sono corso dentro la casa e dopo mi ha risposto da sopra che stava portando giù i suoi genitori. Dopo siamo usciti e siamo detto è meglio spegnere, chiudere gas e chiudere il contatore. Fare in modo dunque di limitare il più possibile i danni, evitando fughe di gas che avrebbero potuto alimentare l'incendio. Prontezza quella del vicino che è rimasto accanto ai residenti fino all'arrivo dei pompieri. Squadre giunte da Castelfranco, Treviso, Bassano, Cittadella e Asolo. Sono per lo più tutti giovani residenti di Via Alberon. Alcuni di loro all'indomani dell'incendio sono tornati davanti alla loro casa per seguire il sopralluogo dei vigili del fuoco. Perizie che sono durate tutto il giorno e che hanno decretato l'inagibilità delle abitazioni. Resta tra loro lo sconforto e il senso di impotenza. Fisicamente stanno bene, a parte il morale che non è, come dicevamo prima, dei migliori. Adesso sono incasati da dei parenti e degli amici. Noi come amministrazione ci siamo già attivati per trovare degli appartamenti. Solidarietà arrivata sin dalle prime ore del mattino anche da parte dei cittadini di Castello di Godego. Ho ricevuto 3-4 telefonate di persone che si sono rese disponibili sia nell'offrire un alloggio, un'abitazione appunto, sia nel poter dare una mano attraverso il vestiario oppure con cose da mangiare.